Ma lei è il nuovo intervistatore del Parco Donatella Colasanti? Sì. E come si chiama lei? Io sono Fata Garbatella, faccio parte del comitato delle fate. Io sono Nonna Coccò. No, lei è Fata Casalinghità. E dopo sono anche Fata Casalinghità, ma prima sono Nonna Coccò. Ci sono delle persone dietro di lei, può intervistarle? Ma guardi, può intervistare anche questo signore, le chieda come si chiama. Come si chiama? Io sono Roberto Colasanti, il fratello di Donatella Colasanti, alle quale è stato intestato il parco. Interessante questo, molto interessante. Guardi un po' quel signore lì e quella signora lì. Uy. Come si chiama? Io mi chiamo Fulvio e sto raccontando quello che facevo io quando ero ragazzino, avevo la tua età. E noi ragazzini stavamo sugli alberi, cercavamo di imitare Tarzan, vedendo i film di Tarzan e Jane, mettevamo delle corde appese agli alberi, poi ci buttavamo e facevamo finta come se fossero delle liane di corda, però si giocava così, una giungla, e passavamo veramente interi pomeriggi, non stavamo mai chiusi in casa. Sì, poi tra l'altro all'epoca c'era solo un canale TV, c'era solo il primo canale e i nostri genitori ci permettevano di vedere la TV dei ragazzi, che era intorno alle 5, dalle 4 alle 5, un'oretta, basta. Poi c'era alle 8 di sera c'era Carosello e dopo Carosello tutti andavano. Quindi questo era un po' quello che vivevo io quando ero ragazzino. E sarebbe bello che anche i ragazzini di adesso si confrontassero. Noi eravamo sempre delle squadre minimo di 10 persone, 10 ragazzini, ragazzini e ragazzine, perché anche loro cercavamo, sì, non è che facevamo. E poi la cosa bella è che erano di tutti i ceti. Allora io giocavo con, per dirti, c'era il figlio dell'ingegnere di cui ero molto amico, quindi era molto benestante, perché nei quartieri limitrofi dove abitavo io c'era il quartiere, diciamo, degli operai, degli impiegati, c'era anche il quartiere benestante, come ci stanno i Parioli a Roma, e poi ci stanno anche altri quartieri che ne sono benestanti. E praticamente io giocavo, ero amico del figlio del portiere, del figlio dell'ingegnere, del figlio del professionista, tutti ci trovavamo, ci confrontavamo. Certo, questo era un motivo di crescita per esatto, tutti. Infatti io credo che appunto la crescita di noi ragazzi, che ragazzini, e poi facevamo anche a botte, perché logicamente c'era anche un altro tipo di a un certo punto più il confronto sostanziale. C'era quello, il ragazzino più prepotente, più leader, prepotente, cercava di soggiogare e sottomettere gli altri, anche in maniera... Oggi avrebbero detto che erano bulli. C'erano i bulletti, come no? A me avevano fatto... Poi ti prendevano in giro, se c'hai un difetto, è diventato subito soggetto, però ti dovevi difendere, non potevi... Ti imparavi anche a difendere, a confrontarti con il più violento, col bulletto, e anche quello che te menava, te dava. Sì, sì, ma certo. Era così, era così. Era realtà diversa con cui ci si confrontava, no? Certo. E oggi i genitori tendono a essere molto protettivi. È quello che dice Crepè pure. L'hai vista quella trasmissione? Sì, l'ho vista. Bellissima, sì. Quella che ha fatto l'altra. Sì, è un po' esagerato. Chi? Lui? Sono certe cose che sono cambiate. Sai. Lui magari è un pochino accurato. Noi che siamo del comitato delle fate. Va bene, hai ragione. Facciamo perfetto, cose particolari. È quello che dici. Però diciamo da. Un'analisi fatta da un professionista, un psichiatra, un psicoterapeuta di quel livello. Io ho letto tantissimi libri. Ah. Sì. Aspetta, vi lascio la bandiera qui un attimo. Sì. Ecco, tenetemi la bandiera del Pirata Garbatò.
No, io lo vedo, ed anche tanto mi capita di vedere, no, lui ha fatto maggiore coinvolgimento in realtà. Però beh, magari sarebbe più accessibile a... aiutando così a costruire, siccome sei sapendo l'ottimo risultato ottenuto, combattere contro la a favore delle casalinghe. Un grazie a tutte quelle donne che con l'impegno hanno dato. Forza Italia, che adesso ci rappresenterà l'Europa. Oh, no, perché ce l'ho in chat, capito? Lui chiaramente. Oh, vedi, ce l'ho su YouTube. Il commerciale, lui presentava il suo. Che vende, mi piace vedere. Saranno state. Bella insomma candidata. No, lei era una televisiana che ha fatto una televisiana per un martedì quando vado se ci hanno fatto il santino. Aspetta, qui non mi ricordo dove stavamo. Esatto, no? E noi... Io sto a cercare quella foto, guarda quanto è bella. Ah, questa sì, l'ho condivisa. E poi ce n'è una del... Allora, salve. Meno male che sono arrivata. Ce l'hai ancora la bacchetta? Ce l'hai ancora la bacchetta? Sì, ho portato un'altra cosa. Adesso interrompi anche la trasmissione qui che arriva. Quindi stoppo? Stoppi, sì.